Esistono momenti in cui la vita cambia drasticamente. Puoi scegliere di soccombere o puoi scegliere di creare dal dolore. Io ho creato Mindsurf. Che nella mia vita mi ha sempre guidata è stato l'istinto, anche se in prima battuta non è che avessi sempre chiara la direzione. Percepivo però che quello che avevo tra le mani era prezioso, perché mi sembrava che stessi creando comunque uno strumento diverso, uno strumento in più per arrivare alle persone e poterle aiutare. La vita è un veloce ma anche un lento scorrere di eventi, e questi eventi possono essere desiderabili, voluti, imprevedibili, felici, tristi. Diciamo che il quotidiano ci dà un po' la sensazione di poter organizzare e controllare tutto, e poi arriva quel qualcosa che irrompe con forza, che irrompe con violenza e cambia il corso delle nostre vite. E non ci chiede neanche scusa.
Cosa vorresti che facesse Andrea da grande? Ha quello che vuole. E come te lo immagini? Bello, biondo, pieno di donne e con un lavoro che gli piace fare tutte le mattine, che si sveglia volentieri per andare al lavoro fondamentalmente e non che gli deve pesare, perché se gli deve pesare cambia lavoro. Quali sono le tre cose che come uomo si deve ricordare? Le tre cose? Rispettare le donne, rispettare la mamma e rispettare pure il papà. Il tuo tipo di donna qual è? È la mamma, di Andrea. Mi vuoi dire qualcosa ad Andrea? Ti amo, figlio mio. Ho dovuto riscrivere, a volte anche da capo, delle pagine che si sono strappate. Sicuramente due date hanno fatto sì che cambiasse il corso della nostra vita, quella mia, quella di mio marito, quella di mio figlio Andrea. Il 24 settembre 2019 e il 27 gennaio 2020. Sono stati 5 mesi, la partita è durata 5 mesi. Non so se siano stati tanti, non so se siano stati pochi, credo che siano stati, punto. 5 mesi in cui ho visto Alessandro combattere come mai lo avevo visto prima, con dignità e con fiducia. Quando abbiamo scoperto la malattia, quando il cancro è entrato nella nostra piccola famiglia, la prima cosa che lui ha detto è stata: voglio conoscere tutto di questo mostro, perché questo mostro conosce tutto di me. E ha fatto bene a chiamarlo mostro, aveva ragione, perché non ha usato convenevoli, non ha chiesto permesso ed è entrato a gamba tesa. Sicuramente noi non avevamo gli strumenti, non avevamo gli strumenti per sapere come affrontarlo prima, per affrontarlo durante e neanche il dopo. Ed è per questo che mi sono ritrovata a dover imparare ad accettare la paura, ad accettare la tristezza, ad accettare il dolore e ad ammorbidirmi al colpo senza rigidità, senza fare resistenza. E da quel dolore ho costruito Mindsurf. Quello su cui io mi sono interrogata è che se una persona come Ale non era abituata a stare in contatto con le proprie emozioni, a prendersene cura e aveva comunque i suoi pregiudizi rispetto a quello che è la nostra categoria, come può una persona così bussare nuovamente a quella porta e chiedere aiuto? Se ne terrà naturalmente a distanza. Io all'epoca ho fatto da terapeuta a mio marito in quei 5 mesi, ma non era un mio compito. Se le persone non si avvicinano alla terapia, è compito nostro, di noi terapeuti, trovare modi per andare al loro incontro. E per questo Mindsurf nasce proprio su questa spinta. Mindsurf vuole essere quel ponte tra la terapia e le persone, proponendo una modalità più soft, però dando la possibilità di conoscersi e prendersi cura di sé. Lavoro sia in privato sia in una comunità per tossicodipendenti e lavorare oramai da più di 10 anni in una comunità terapeutica mi ha dato sicuramente la possibilità di poter allargare la prospettiva rispetto a come funziona uno studio privato. Premesso che il setting è importante, è anche vero che l'esperienza mi ha insegnato che dobbiamo adattarci a ciò che il paziente richiede, perché prima di un paziente c'è una persona che ha bisogno di essere accolta e di essere vista. Beh, 44 anni fa la situazione era molto diversa rispetto a oggi, però il leitmotiv è stato di fare qualcosa per diminuire le persone che consumano droga e per fargli trovare delle alternative meno distruttive del consumo di sostanze. Quindi, naturalmente non avevamo nulla se non un vecchio edificio della Croce Rossa che al momento era inutilizzato. Io che ero il capo dei giovani di Croce Rossa aveva adocchiato questi locali perché mi dispiaceva
che non fossero utilizzati o addirittura fossero diventati un magazzino. E quindi ho chiesto un piccolo spazio per occuparmi di 5 tossicomani 4 ore la mattina. Così è nato tutto. Poi piano piano, nel corso degli anni, mano a mano che i tossicomani sono cominciati a venire, sono aumentati, abbiamo cominciato a teorizzare che dire tossicomane non vuol dire niente, perché ogni tossicomane è diverso dall'altro, ogni tossicomane è diverso da se stesso in funzione del tempo che passa, e quindi abbiamo strutturato quello che è oggi l'attività della Fondazione Villa Marini. Un drogato non è una persona che assume droga e basta. Noi siamo di fronte a una malattia, la malattia di chi è incapace di sopravvivere, di autogovernarsi, di fare una vita normale senza l'obbligo di assumere sostanze. Questa è la storia di un tossico e questa è la strategia che mettiamo in atto a Villa Marini. In realtà la droga non regala niente a nessuno, è una fregatura. Se non mi farei anch'io, se non fosse una fregatura. Alla fine la somma algebrica degli aspetti positivi e degli aspetti negativi è drammaticamente negativa. Cioè chi si droga prende una fregatura, una grande fregatura. Quindi ho cominciato a pensare, ho cominciato a creare qualcosa che, come stava facendo bene a me, poteva far bene ad altre persone. E la notte, piuttosto che rinchiudermi nel dolore, quello che facevo era cominciare a scrivere quello che era un possibile progetto. E da lì ha cominciato a crearsi piano piano Mindset. Mamma mia! Piega! Allora, fighissimo, non ci ho capito niente perché sono arrivata tardi, però mi sono divertita. Non sono riuscita a mettermi in piedi perché gnafo, però sono riuscita a mettermi in ginocchio. Direi molto positiva. Ho bevuto tutto il mare, però è stato bellissimo, mi sono divertita tanto. E questo è uno sport che ti ingarella, nel senso che quando prendi un'onda poi ne vuoi un'altra e un'altra e un'altra, e quindi il tempo è praticamente volato, ci avrebbero 5 ore di surf. Sono riuscita a alzarmi una volta, ragazzi, una volta. Sono stata brava. Ce la possiamo fare. La prossima volta farò di meglio. Mi sono divertita, però insomma ci vuole tanta testa e anche forza fisica, devo dire che mi sono trovata un po' in difficoltà con la corrente. Anche per ritornare sulla line-up con la tavola sotto il braccio è stata tosta, però si può fare. Grazie, bellissimo, lo rifaremo sempre. E vi dico che personalmente è stata un'esperienza mai provata. E è divertente, è libera la mente, è stato bello vedere l'energia del gruppo. Sono contenta che si sono divertite tutte. E, insomma, mi sembra lo spirito giusto per continuare, e questo significa che abbiamo fatto colpo rispetto al surf. E quindi vediamo come procede. Ve lo consiglio perché comunque è un momento di concentrazione, è un momento solo per te stesso, insomma. Che cosa ho visto nel primo gruppo di Mindsurf che si è creato? Sicuramente ho visto fiducia, la voglia di mettersi in gioco, un po' di incredulità iniziale, anche un po' di paura, perché quando ho presentato loro il progetto, insomma, ho parlato anche di un documentario, quindi c'era anche un po' il timore di mettersi davanti ad una telecamera, che poi in realtà durante questi 5 mesi è passata proprio in secondo piano, nel senso che anche il rapporto che si era creato, no, con le telecamere è stato qualcosa che è diventato naturale, che ha facilitato il loro raccontarsi e tenere il punto della situazione man mano. È stato un gruppo differente, non un gruppo variopinto, perché c'erano età diverse,
un gruppo casualmente fatto di tutte donne che sono diventate una squadra. Hanno costruito dalle loro differenze una rete di salvataggio importante che sta continuando tuttora, perché tuttora ci si sente, tuttora ci si vede, tuttora si condividono esperienze che magari si attraversano nella vita di tutti i giorni. Quello che ho visto è stato aver conosciuto donne che hanno messo in gioco il loro coraggio in tante esperienze. E ognuna partiva da un background differente, quindi o da storie familiari difficili o da storie personali complesse, dove si è dovuto un po' riscoprire il proprio essere donna e il credere in se stessi. Aiuto. Allora, io mi chiamo Anita. Sono Manuela. Sono il valore aggiunto e ora vi spiegherò anche il perché. Allora, io sono Stefania. Io sono Lalla e lui è Cookie. Sono Barbara. Oppure sono Scorza. Ma c'è un problema, che non conosciamo bene il testo, capito? Quindi siamo nello squilibrio. E lo stesso andiamo a fare finta di conoscere bene il testo, benché non lo conosciamo. A volte siete sicuri sulla tavolazza e a volte cadete nell'acqua. Ma c'è sempre l'acqua, che è il pubblico. E là dovete tornare verso di noi, capito? L'attore lavora solamente sul rapporto col pubblico, ma il pubblico è come l'acqua, è pericoloso, perché caschi nell'acqua e poi affoghi, oppure nuoti, come vuoi. Però, quindi, devo anche stare con l'acqua e con me stessa. Allora, c'è un doppio movimento. E questo si chiama trovare l'equilibrio e lo squilibrio, ovvero giocare. Tutto l'arte teatrale è questo. Il movimento, aprite le braccia, così. Mimo il suono delle onde, il fruscio. Va vent du matin, va vent du matin. Guardate questo movimento qua, non potete farlo bene come lo faccio io, allora proverete di non farlo troppo bene. Inventate di quasi. Frère, bon du matin. Bon frère, bon du matin. Bon frère. Bravo! Ho 7 anni, sono una mamma e lavoro come hostess di terra in aeroporto. Oltre a questo, la mia grande passione è il cinema. Sono laureata alla triennale di regia cinematografica del DAMS, però poi mi sono fermata in quanto ho avuto un po' di problemi in famiglia a causa di una brutta cosa che ci è successa. Da lì ho deciso di buttarmi su altro. Ho ripreso a fare danza, ho iniziato a ballare danza medio orientale e sono entrata dentro una compagnia di danza del ventre. E quindi mi ritrovo a mandare avanti le mie passioni in concomitanza con il lavoro. Cerco di mandare avanti entrambe le cose, con un figlio, e insomma è abbastanza complesso. C'era una volta una bambina. La mamma la chiamava Bocciolo di Rosa, il papà che tanto amava la chiamava Pupa, perché per lui era la sua pupa. Era felice e si sentiva protetta quando era con loro. Entrava spesso in competizione con il fratellone maggiore, sembravano come cane e gatto, ma in verità si amavano profondamente e il loro legame era il più forte che avevano. La bambina andava a scuola e si sentiva timida e fragile. Poi tornava a casa e si sentiva forte come un'eroina. Adorava andare in campagna dalla nonna perché lì si sentiva libera e sbarazzina, non più timida e impacciata. Correva nel giardino di sua nonna, cadeva e si rialzava e giocava a fare la maschiaccia con suo fratello e i suoi cugini.
adorava stare in mezzo ai ragazzi perché si sentiva più libera, nessuno la giudicava se non era abbastanza femminuccia, tra virgolette, femminuccia. Poi la bambina crebbe e conobbe l'amore, si innamorò e disamorò, conobbe la vita, dando alla luce un bellissimo bambino. Sembrava un regalo, un dono, lui era la vita. Poi arrivò l'autunno, l'inverno e la primavera. Ritornò all'estate, il piccolino cresceva, lei si sentiva importante perché anche se ora non aveva più tempo per correre nel giardino di nonna, era presa dal correre per il suo grande dono. Non le importava essere maschiaccia, tra virgolette, né femminuccia, tra virgolette. Le importava solo di lui e delle persone che più aveva amato, mamma, papà e il fratellone. Ma poi arrivò nuovamente l'autunno e con esso la bambina cresciuta conobbe la morte, la vita e la morte, a distanza di un anno. In cuor suo non si riprese per diversi anni, continuando però a correre per il suo bellissimo bambino, scusate, che intanto cresceva sempre più, stagione dopo stagione, fino a diventare adolescente. E la bambina a un certo punto cominciò a entrare in confusione. Chi sono veramente? Finisce così. Hai messo l'inizio e la fine per tutto di seguito, giusto? Sì. Capperi. Stefania, wow! Mazza, una scrittrice mancata! È bellissimo per il modo in cui ti sei lasciata andare alla penna, per le tue emozioni. Sì, infatti è andata alla penna, non è che è andato troppo il ragionamento, diciamo. Stefania è entrata nel suo caos, è entrata borbottando, è entrata trasformando come era capace, no? Come aveva imparato a fare, il suo dolore in caciara, in aggressività, e invece piano piano ha trasformato anche lei tutto questo in intimità con le altre. Si è messa in gioco tantissimo, io sono fiera del modo in cui si è messa in gioco in tutta la sua storia, in tutte quelle che sono state le sue... i suoi strappi, no? di vita, e ha imparato a respirare. Una delle grandi difficoltà che ho avuto nel gruppo è stato parlare di un evento molto importante che ha caratterizzato la mia vita e la vita della mia famiglia. E io ho perso un fratello quando aveva 28 anni e mi trovavo anche presente quando è successo questo incidente, quindi per me è stato veramente difficile affrontare tutta la situazione, affrontare anche il dolore dei genitori, perché comunque anche cercare di alleviare il loro dolore è stato un mettere da parte il mio, e quindi poi essendoci anche in mezzo ovviamente il discorso di essere mamma, comunque cercare di fare finta che è tutto a posto a volte non ha dato buoni risultati, spesso ero nervosa e non capivo magari alcune necessità mie e di chi mi stava intorno, quindi ho dovuto fare un bel lavoro per stare bene io, per stare bene con la mia famiglia e con le persone che incontravo quotidianamente anche al lavoro, lavorando con il pubblico. È stato abbastanza difficile mettere insieme la mia esperienza brutta, la mia esperienza personale con il quotidiano, e quindi diciamo che un percorso era necessario. Cosa ti ricordi di papà? Che mi faceva prendere la luna.
E come faceva a farti prendere la luna? Prendendomi in braccio. Quindi papà ti prendeva in braccio e poi? E poi mi faceva volare come un supereroe. Wow, che meraviglia. Dove lo vedi, papà? Nel mio cuore. Nel tuo cuore. E lui può mandarti dei messaggi? No. No? E quando tu vedi una farfalla, che cosa succede? Significa che mi saluta papà. Ah, allora tu puoi avere dei messaggi. Sì. Quando abbiamo attraversato la malattia di Alessandro e abbiamo vissuto la sua scomparsa, quello che ho preferito fare per esperienza è stato essere sincera con Andrea, perché questo ci ha aiutato a vivere giorno dopo giorno l'assenza, ma soprattutto una presenza differente del papà. Indubbiamente l'esperienza a studio privato, l'esperienza in comunità, mi ha portato ad osservare spesso le famiglie. Famiglie che hanno attraversato un dolore, famiglie che hanno vissuto un trauma, dove si è venuto a creare uno spartiacque tra un prima e un dopo. Quello che ho osservato è che queste famiglie si chiudono nel loro dolore, creano solitudini, creano distanze, formano non detti. Hanno paura che la semplice condivisione possa frantumare l'altro in mille pezzettini. Nel fare questo, però, il rischio è quello di non riconoscere ad ognuno di noi la capacità di poter attraversare quella sofferenza, di poter stare con quelle emozioni. Nel momento in cui ogni membro della famiglia si è permesso di guardarsi, si è permesso di guardare il proprio dolore, si è creata una sinergia al loro interno che ha permesso l'uno all'altro di aprirsi su un terreno nuovo e di poter condividere finalmente quelle lacrime che non erano state versate allora. E questo ha creato intimità, questo ha creato unione e paradossalmente da una fine ha creato una nuova vita, un nuovo inizio. Noi siamo un gruppo di terapia, quindi tutto quello che accade qua utilizzatelo nel miglior modo possibile, cioè dovete sentirvi a vostro agio di essere veramente voi in tutti i vostri aspetti, perché questo è un posto sicuro, nel senso che avete me che vi faccio da protezione. Quindi potete permettervi di uscire nella vostra rabbia, di uscire nella vostra tristezza, nel vostro imbarazzo, nelle vostre paure, e che avete un cuscinetto che vi protegge e vi aiuta a gestire. Quindi datevi questo tipo di possibilità. E questo poi un sacco la mindfulness che vi aiuterà, proprio quello di restare concentrati su quello che state facendo senza stare a pensare a chi c'è intorno, a come state, a chi vi sta osservando, come vi sta osservando. Oppure quello che dicevamo prima, come starò su sta tavola da surf? Ci riuscirò a montare sulla tavola da surf? Che sono tutti pensieri che vi distolgono da quello che state facendo in quel momento, che è stare con quell'onda e stare sulla tavola. Poi correggimi se sbaglio, Luca. No. L'obiettivo è proprio quello di essere un tutt'uno. Cioè di stare talmente in simbiosi, in unione, con sinergia con se stessi, da non pensare ad altro e godersi l'attimo al 100%, che è una cosa che oggi riesce sempre più difficile. Quindi ci aiuteremo anche dall'altro versante in questo. Sì, poi chiaramente non vi buttate giù se magari non riuscite a starvi subito. Ci vuole un po' di tempo. Diciamo che poi quando comincerete ad alzarvi su tutte le onde, su quasi tutte, poi lì comincerà il bello, lì non vi fermerete più. Poi se pensate che io non mi alzerò mai, lasciate perdere questo, perché guarda, io 2 anni fa ho fatto surfare una mia amica che ha 22 anni e sta in sedia a rotelle dopo un incidente con la moto, quindi ha surfato lei chiaramente da sdraiata, però ha provato anche a mettersi in ginocchio con la paralisi alle gambe, quindi cioè voi, insomma, noi siamo fortunati, ecco. Noi il limite sono nella testa, ce lo possiamo fare. La mia vita si è divisa tra Bologna, Italia, specificatamente Vicenza e Sardegna,
e Stati Uniti, quindi diciamo che la mia infanzia è stata sicuramente multiculturale e molto interessante, e in particolare grossa affluenza del mio lato familiare viene dalla Sardegna, perché mia mamma, avendo, nonostante noi vivessimo a Vicenza, aveva tutta la famiglia in Sardegna, quindi diciamo ogni estate passavo 3 lunghissimi mesi in mezzo al mare, e da qui probabilmente nasce anche il mio rapporto estremamente stretto e positivo con il mare, nel senso che per me mare è casa, è relax ed è pace. Penso che il mio apporto al gruppo sia la capacità di sdrammatizzare, senza sminuire la difficoltà dell'altro, però dopo aver parlato di qualcosa di intimo, di difficile, farsi una risata importante. Anita, con tutte le sue difese, ha fatto i primi passi, ha cominciato a capire che cosa significa guardarsi, che cosa significa l'intimità. E un po' a togliersi i vecchi vestiti. Io penso che Anita abbia avuto il coraggio di provarci in questo e capire che si può stare con se stessi, si può rallentare, ci si può appoggiare agli altri non solo quando tutto è finito, ma anche durante. E l'ha un po' toccata, no? Ha fatto toccata e fuga, però penso che anche questo sia stato fondamentale. Mi dicono, ma su questo non ci credo tanto, un'attenzione agli altri, che magari non è tanto nelle parole, però nelle piccole cose. Io questo lo vedo anche nel mio intorno di amici. Se vedo un amico che è un po' di freddo, gli dico: oh, vuoi la giacca? Hai freddo? Andiamo a casa, alzo il riscaldamento. Cioè un'attenzione allo stato degli altri. Percepisco all'interno di una stanza se c'è qualcuno che è un po' in difficoltà. Anita, io ho una domanda. Tu cosa vorresti chiedere a papà per te? Vorrei chiedere una cosa, una sola, ossia se lui ha capito quanto dolore mi provoca questa cosa, cioè dirgli: ma tu, proprio tornando al discorso che io ho le spalle grosse, no? Che quindi sono molto controllata, è vero, io spesso non faccio trasparire molto bene quello che penso o il mio fastidio me lo tengo per me, quindi dirgli: ma tu hai capito quanto mi ferisce questa cosa? Ok. Cioè, e se l'hai capito, perché la domanda è: l'hai capito? Punto di domanda. E se l'hai capito, possiamo trovare un modo per non farlo più? Perché se non l'hai capito, va bene, sono felice di avertelo spiegato. Quando tu chiedi a papà: l'hai capito quello che ti sto dicendo o non l'hai capito? Che cos'è che stai chiedendo a papà? Cos'è che vuoi? Guardami. Guardami. Capisci? Anita, che stai sentendo mentre lo dici? Dolore, sempre dolore. Quello che tu stai chiedendo a papà è di essere vista. Sì. Per te è importante. Non sono così forte, e se le persone che mi stanno attorno non se ne accorgono, abbiamo un problema, perché finché è una questione di lavoro, sociale, eccetera, eccetera, mi va benissimo che la gente non mi veda, ma se a non vedermi mio padre, non mi piace. Io non lo so se tuo papà ti vede o non ti vede, ma a me interessa la tua percezione. Tu non ti senti vista da papà, e quello che vuoi dire a papà è: guardami. Ne ho tantissimi. Sono tutti momenti stupidi, nel senso non grandi avvenimenti, più piccoli momenti di felicità, un pranzo con amici, l'estate al mare, il camino in Sardegna quando fuori fa freddo e ci metti i piedi vicini e ti leggi un libro. Questa per me è la felicità, tutti questi piccoli momenti. Però se dovessi trovare un momento di gioia pura, di quelli che ti scaldano proprio il cuore, è stata anche per me la mia laurea magistrale, perché io stavo tornando dagli Stati Uniti, perché ho scritto la tesi all'estero, quindi stavo tornando dagli Stati Uniti. Dopo che non avevo dormito, penso, io sono tornata in Italia il 26, mi sono il 27, per darvi un'idea, con 9 ore di fuso orario, stavo in California, quindi non ero proprio in uno stato mentale. Ero andata a stampare la tesi e mi avevano stampato la tesi male, quindi al posto di scrivere confronti, avevano scritto cofroti.
e me l'hanno dovuta cambiare con... Io che ho mandato mio padre, ho detto papà vai tu, perché se vado io faccio una strage in copisteria. Esatto, quindi mio padre è andato e ti garantisco che mio padre non è un diplomatico, quindi comunque... Esatto. Mio padre è andato e ha detto allora... Mia figlia sta per avere un esaurimento nervoso, avete 30 minuti per rifare queste cose, altrimenti io non la fermo più. E me le hanno rifatte. In più, purtroppo, mia nonna era caduta e si era fatta male col femore qualche settimana prima, e quindi mia mamma non sapeva se sarebbe riuscita a venire dalla Sardegna perché non se la sentiva a lasciare mia nonna. E mi ha detto che sarei stata veloce. Ma lei, passiamo dai lanzatori. E quindi non sapevo se ci sarebbe stata la mia mamma, che comunque è la persona più importante della mia vita, in un giorno molto importante. E poi mia mamma, grande, è riuscita a venire, ha mollato mia nonna e mio zio. E poi cos'altro era successo? Niente, ero esausta, avevo voglia di laurearmi, insomma. E quindi è stato bellissimo perché sono tornata dagli Stati Uniti, comunque 4 mesi che non c'era. C'era mia mamma, mio papà, mia sorella, quindi tutta la mia famiglia stretta, tutti i miei amici che non vedevo da mesi, persone che erano venute un po' da tutte le parti d'Italia per passare questa giornata da me, con me. La tesi è andata, la discussione è andata da Dio, nel senso che sono proprio soddisfatta del risultato. E quindi è stato un bellissimo momento, cioè mi sono sentita proprio amata, cioè ovunque mi guardassi attorno c'erano solo ed esclusivamente persone che amavo, né più né meno, solo persone che mi rendevano felici, ed è stato un giorno bellissimo. E quasi nessuna delle persone importanti nella mia vita è stata assente, nonostante le distanze geografiche, che insomma non sono facili. Quindi questo è il mio giorno di felicità pura. Bello. Respira. Scusa. Ma questo mi piace raccontarla, possiamo anche parlarne. Questa l'ha raccontata così perché era tornata dagli Stati Uniti. Ma cioè, ha fatto la lezione. No, me lo avevo ora di fuso orario, il 27 si è laureata.
terza lezione, quindi sono soddisfatto, cioè di tutti, di tutte. Un applauso. Grazie. Facciamo il saluto dei servizi. Allora, io sono Genesio Ludovisi, pratico questa disciplina dall'età di 7 anni. Ho iniziato così per gioco. E poi quando mio papà si è trasferito alle Canarie, che lì è la patria del surf, ho scoperto un mondo, ho scoperto cosa si faceva con queste tavolette. Poi sono tornato qui e ho continuato la mia passione. Casualità, si disputava la prima gara qui ad Anzio, e ho partecipato e lì è nato tutto. L'emozione di competere ad una gara, sponsor che ti invogliano sempre di più, e ad oggi sono 8 volte campione italiano di bodyboard e vice campione europeo con la nazionale italiana. Sono il fondatore della Surf Beat School, dove vivo tutto l'anno e di questo, della mia passione. All'inizio non è stato facile, perché mia moglie, quando mi vedeva, no, che vedevo le onde arrivare sul cellulare, messaggi, arriva la swell, cioè non ci capivo più nulla. C'è onda e per me è vita, cioè è proprio uno sfogo indescrivibile. Però piano piano ha capito, perché poi io non è che lo faccio solo per hobby, cioè è anche sport, cioè quindi io entrare in acqua è sì staccare la spina, ma anche allenarmi per fare le gare, per sponsor, lavoro, quindi ci ho lavorato. Dopo 6 anni inizio a conviverci bene, ecco. L'onda è un'energia che si muove e ti dà forza. Quando esci, molte persone vengono a fare scuola, remano solamente, e tu lo sai bene, e tu lo sai bene. Dopo che esci dall'acqua, cioè, ti senti cioè, in pace con te stesso, cioè, questa energia che solo la natura ti dà, ma anche scalare una montagna, penso. L'ho fatto, anche andare a piedi in mezzo ai boschi. Comunque la natura ti dà questa forza. Mi serviva uno sport che potesse dare leggerezza, ma al tempo stesso anche attenzione, che potesse dare energia e al tempo stesso fosse concentrazione e che andasse un po' di pari passo con quello che stavo imparando con la mindfulness. E un po' cercando su internet, un po' facendo delle ricerche, sono arrivata al surf e con la conoscenza appunto di Luca ho capito quanto il surf poteva essere terapia, perché poi mi ero cominciata ad appassionare alle storie di vari surfisti, fino a poi arrivare pian piano anche a Genesio. Ho
deciso di partecipare a Mindsurf perché per me ogni persona che si presenta è una sfida, nel senso che è una missione tramandare per me la mia passione. Molte persone mi dicono non sono portata, non fa per me il surf. E invece non è così, perché il surf va bene per tutti, ma anche solo, ripeto, remare, stare in acqua, far star bene. Cioè non bisogna diventare campioni o sapersi anche solo alzare. L'importante è stare in acqua e sentirsi bene. Per me è tutto, cioè non potrei vivere senza mare. Ho iniziato questa avventura inconsapevole di ciò che andavo incontro praticamente, non conoscendo neanche l'aria, nulla di nulla. Però c'erano due parole, mindfulness e il surf, che comunque sono due cose, vabbè, il surf, quindi l'acqua, è una cosa che mi accompagna da circa 25 anni. Mentre la cura del corpo e della mente ultimamente ci sto lavorando e quindi pensavo che era un connubio perfetto. Anche se insieme non è che ci vedevo molto un legame. Però, spinta dalla curiosità, ho partecipato al primo incontro e sinceramente già da lì, dalla conoscenza del coach, dalla conoscenza delle altre ragazze, mi sono imbarcata. Anche se, come dicevo, in acqua ancora non sono entrata, ma non perché sono allergica, ma perché sento freddo, molto freddo, visto che abbiamo iniziato ad ottobre, settembre-ottobre per dir la verità, anche in una situazione comunque particolare in cui stavamo, quindi dovevo un attimino sondare. E l'acqua che cosa c'entra con me? Per 20 anni circa, con il mio ex lavoro e adesso hobby, che sono un'istruttrice subacquea, e ho lavorato in acqua, ho costruito diciamo un bel pezzo della mia vita con questa attività che adoro. Se mi dite che cosa ti dà la subacquea, io respiro tranquillità sott'acqua. Questo lato, questo punto di vista che è emerso, che mi ha fatto conoscere Ilaria, è positivo. Poi non so che cosa io mostro, il fatto stesso di non entrare e non partecipare alle azioni bagnate nel complesso di tutto il gruppo. Però anche stando fuori a me è piaciuto tantissimo, in senso stare lì, come mi avete detto voi, coccolarvi per in determinati modi. È una scoperta di me stessa. E ribadisco anch'io il fatto, quello che prima ha accennato Manuela, che grazie a questo gruppo sono emerse dei lati di cui io ignoravo o comunque non tenevo in considerazione. Ci allontaniamo, andiamo oltre il reef, quindi aspettiamo che cala la notte, facciamo la nostra immersione, torniamo su, a barca non c'è più. Ha voglia a chiamare, non ti chiami. E vedevamo la lontana le luci del resort, però lì c'è la bassa e l'alta marea, quindi quando c'è la bassa marea tu rimani al di là del reef, non riesci a superarlo, e quindi potevamo benissimo stare in balia dell'oceano e chissà dove andare a finire. Che poi c'ero io, c'era un israeliano, ma meno male perché faceva parte del corpo armato, quindi comunque la milizia, anche se comunque vabbè quello che era, però era a livello allenato. Sì, era preparato. E che facciamo, che non facciamo? Ho detto ragazzi, la miglior cosa da fare è superare il reef, quantomeno con la bassa marea ci porta giù in laguna, magari ci allontaniamo, però siamo in una zona safe. C'è chi non era molto d'accordo perché era già stanco e impaurito. In qualche modo però oltrepassiamo sto reef, perché io di qua non so che c'è, non so dove possiamo arrivare, stavamo praticamente in un oceano aperto.
e ci armiamo di tanta pazienza e tanta allegria. Io li sdraiavo, li mettiamo a cantare, che adesso non mi ricordo neanche che cosa cantavamo, perché è tutto in inglese, ma che cavolo vuoi che cantavamo? E a guardare le stelle, a nominarle. Io sinceramente, se guardo le stelle, ti posso dire sta Cassiopea, il carro minore, il carro maggiore, però da quel versante lì non mi ricordo che cosa c'era. Beh, pinneggia oggi, pinneggia domani, alla fine, dopo non so quanto tempo, siamo approdati sulla spiaggia, calcolando che la marea pian pianino si abbassava, trovavamo le barche e quando siamo arrivati praticamente in spiaggia, io, incazzata nera si può dire, perché oramai la paura era passata, perché comunque eravamo arrivati anche se stanchi, perché questi non si erano resi conto e non si erano allertati. Simonetta è stata quella che abbiamo considerato il valore aggiunto, perché ha iniziato non surfando per il timore dell'acqua fredda, ma nonostante questo, nonostante non avesse preso parte ad una parte comunque importante del progetto, la sua presenza si è sentita fin dall'inizio, perché non si è mai negata, ma è venuta tutte le domeniche che noi andavamo a surfare con noi, regalandoci dei punti di riferimento, che poteva essere il tè caldo quando uscivamo, le foto che ci faceva mentre facevamo surf, e questo l'ha resa preziosa, comunque una costante. L'unica volta che è mancata, la sua assenza si è sentita, quindi ha lavorato piano piano per farsi vedere, credo che questo fosse proprio il suo obiettivo, riconoscersi che esiste laddove lei ha sempre camminato un po' alle pareti, vicino alle pareti, non mai mettendosi in mezzo alla stanza. Invece con Mindsurf ha scoperto che può essere protagonista, e anche una protagonista, insomma, di impatto. Io sinceramente non so dove sto adesso. Io sto qua, mi piace star qua. Ma come ci stai? Ci sto bene. Ci stai bene, che significa? Che sono rilassata e mi sento a mio agio nonostante tutto. Ok, quindi sei rilassata, a tuo agio, stai bene. Mm-hmm. Ok, quindi lo sai come stai. Ok, pensavo oltre. Pensavo che ci fosse qualcos'altro. Vuoi aggiungere qualcosa? No, posso la palla... Ha scelto lei come continuare il giro, eh? Infatti, cioè, non è lei scegliere tu. Va bene, lascio la palla. Ti voglio bene, lo sai. Grazie, cara. Faremo sputare sotto chi ci sbarra la strada. Dopo il divorzio ho ribaltato la mia vita, l'ho messa in un bel frullatore, l'ho acceso e ho aspettato che questo effetto si riposasse, quindi nuova vita, nuovo lavoro e nuova città, perché dopo la separazione mi sono trasferita da Latina a Roma, dove avevo trovato un nuovo lavoro. E non è stato facile ricominciare tutto, anzi, una separazione molto molto sofferta, non voluta inizialmente, però ne ho fatto una scelta di sopravvivenza. E niente, quindi ad oggi però ho tanti nuovi amici, ho una bambina abbastanza serena e ho un nuovo lavoro che fortunatamente ho mantenuto nonostante una situazione di pandemia nazionale difficile. E nelle nuove amicizie ho avuto anche nuove esperienze di vita associativa, perché dopo tanto ho finalmente realizzato un sogno che avevo da quando ero bambina, quella di entrare in un'associazione di clownterapia, e quindi è nata Giumbola, che è veramente un'esperienza che non vedo l'ora poi di mettere in pratica, perché sono ancora in piena formazione. Non mi piace, già vedo. Ecco. Allora niente, finiamo qui. Oh, che troncone! Questo è un baobab! È vero! Vedi, oh. Sembra un vulcano in eruzione! Vero! No, questa dovrebbe essere la fronda dei rametti e i nomi delle varie persone. Ah, ma disegnate tutti bene, però, eh!
Manuela è stata un fiore che è sbocciato, perché lei era entrata con tanti non so che cosa chiedere, non so qual è il mio obiettivo, non voglio mettermi in discussione, non voglio scavare troppo, non sono capace, e invece piano piano è stata lei stessa che ha aperto il suo vissuto a tutte noi, ed è stata quella che ha fatto un sacco di riflessioni chiedendo aiuto anche oltre la terapia, condividendo, facendo un sacco di aperture, affidandosi. Il momento più bello di Emanuele è stato quando abbiamo fatto il gioco della fiducia e si è lasciata cadere tra le braccia delle altre, e lei lo ha fatto fidandosi della rete che stava costruendo, e per far questo si era dovuta necessariamente fidare prima di tutto di sé. Bello, rigoglioso, vulcanico, è un po' confuso, forse un po' confuso, e io pensavo a quello che stava dicendo Lalla, no? Non è detto che ce li devo mettere. Infatti io non ce lo mette nessuno là, però tu me la No, troppo sì. Io lo sta da sola con l'albero mio. E invece tu. Ma poi, cioè, non aspettavo altro, cioè, era proprio quello che... Sai, un senso di liberazione? Ah. Stava raccontando a lei prima, a Barbara, che quando poi è finito tutto, no? A un certo punto da lontano in un prato c'erano dei signori a fa zumba, e noi lì, madonna raga, e dai, andiamo. Ma no, se ne vanno tutti, rimaniamo io e Gigirino un altro. Andiamo Gigirino, siamo corti come due cretini in mezzo alla strada, e ci siamo messi a ballare con questi. Ma dai, ma mo sanno le foto, andiamo. E quindi poi pure loro ci hanno coinvolto a fare le foto. No, è bello. Cioè, penso che quello che ti... che la trasformazione che succede, che, o che si ha quando ti metti quel nasino rosso, è proprio vero. Un conto è Manuela, un conto è Giumbola, però nello stesso tempo si ha la stessa cosa, che l'uno ti permette di essere l'altro. Non abbiate paura di mettervi in gioco, perché il risultato è solo positivo. Anche se il percorso può essere doloroso, ma il risultato è estremamente positivo. Forse in quello è un po' confuso nel suo essere rigoglioso, no? Mi sembra tutto intrecciato, tutto. Probabilmente è anche la chiarezza che piano piano stai facendo dentro di te. Ci sta. Però è bello che c'è questo tronco bello grosso a sostenere tutto questo. Quando tu sei la prima, magari che a volte non confida in se stessa. Invece lì c'è un bel tronco. Uh-huh. E si può permettere di mettere quello che vuole, non quello che deve. Ah, ok. Brava Lalla, ottima attenzione, brava. Scusa Manu. No, che scusa, oh. M'hai fatto. Ho 52 anni, sono per ora un'impiegata amministrativa in cassa integrazione, e lui è Cuki, viene da Muratella ed è un nuovo arrivato. E che faccio? Coltivo le mie passioni, cerco di vivere soprattutto e di cogliere il meglio che la vita mi offre. Ciao Ilaria. Tu mi chiedi che cosa so fare. Non ho tutte queste grandi capacità. E quindi niente, quello che ultimamente mi viene, devo dire, abbastanza bene, almeno da riscontro che noto, è fare il divano. Siccome il divano? Sì. Ecco svelato l'arcano. Ecco. Questo è quello che ultimamente mi viene tanto bene.
fare la poltrona, la culla, il divano, il letto, non lo so, di questo pelosetto. Se penso all'Alla, penso al sorriso che ci ha sempre regalato, penso ad una donna che è entrata in punta di piedi, un po' scettica, concreta, e che ci ha osservato inizialmente in silenzio per poi essere invece una presenza importante all'interno del gruppo con le sue esperienze di vita, nel senso non è mai mancata da parte sua un incoraggiamento, ma soprattutto attraverso gli occhi, attraverso il suo sguardo. Lei ha questo viso particolare, questo viso che parla della sua storia, ha affrontato tante crisi, tante vittorie, tante perdite, ma anche riconquiste. E credo che per lei Mindsurf abbia appunto significato la riconferma di poter vivere, lo scegliere di non più di sopravvivere, ma di vivere. E sono stati tanti i passi che poi successivamente ha fatto suoi, no? Anche dall'adottare Cookie, laddove c'era stata la perdita di Macchia, e il ritrovare la sua femminilità, anche ritrovare un po' il nido familiare facendo i biscotti per ogni incontro, essendo un po' questa casa, no? Questa figura di casa all'interno del gruppo. Il primo era Macchia, che è andato via a settembre, dopo 15 anni spiccioli di vita insieme, che mi ha insegnato tante cose, che mi faceva ridere quando io piangevo e che mi ha sostenuto a volte molto più di tante altre persone. Quello che mi ha mandato anche segnali per farmi prendere lui, perché io non ero molto convinta di prendere Cookie. E è stato un compagno di vita che mi ha dato tanto e lasciato tanto. Un po' anche capire un po' chi sono ora, come dicevi tu prima, perché voi mi vedete S, ma io per certi versi sono ancora doppia X, cioè io non so quello che sono in grado di fare. Quello che ti ho fatto vedere Ilaria l'avevo scoperto la mattina, non me ne ero accorta prima, e quindi visto che me ne ero accorta quella mattina te l'ho fatto vedere. Tu non potevi sapere che prima, quando mi dovevo rialzare, ci voleva la gru e il soccorso stradale. Certo. Quindi per tante cose ancora mi devo abituare a questa nuova situazione, devo capire cosa sono in grado di fare, perché quello che facevo prima lo faccio tuttora, andavo in bicicletta prima, ho continuato, non è che è cambiato qualche cosa, però tante cose le sto scoprendo ora, cioè ogni giorno un po' faccio delle piccole scoperte, pure mettersi i calzini, perché prima ci riuscivo a mettermi il calzino a piede sinistro. No, mo ci riesco. Però quando me ne sono accorta ho detto, oh, vedi che figata, mi riesco a mettere il calzino. Oh, che figo. Poi quando riuscirò pure a incrociare la gamba sarà ancora un'altra scoperta, però vabbè. Quindi è un anno di scoperte, cioè di scoperte, di cambiamenti. A cosa l'hai fatto? Ma noi andiamo a casa di là, abbiamo detto andare a scegliere. Io non riesco ancora a stare in piedi, ma in ginocchio sì. E quando riesco a prendere l'onda e ad arrivare a riva in ginocchio, è una gioia unica, è una cosa liberatoria. Ogni volta che ti guardo leggo fac. Invece lo stronzo non ce l'ha avute le palle. E nonostante non abbia avuto le palle, dopo che l'ho lasciato, stava da 2 anni con un'altra, e mi ha tartassato a più non posso, e ovviamente la mia vita è cambiata pure io. E quindi ho conosciuto la psicoterapia, l'analisi, la psicoterapia di gruppo, i centri antiviolenza. Ho conosciuto un mondo. Fatevi sempre rispettare. Come qualcuno vi manca di rispetto, basta. Chiudete i punti, tagliate i punti.
Non vi dico di sgarrare con me dalla macchina, perché quello no, non si fa. Però se qualcuno vi manca di rispetto, non va bene. Che rispetto è la prima cosa. E chiedete aiuto. Non vi chiudete come ho fatto io. Io lo faccio ancora, eh? Io quando c'ho momenti no, mi eclisso e sparisco dal mondo. Però, sì, il rispetto prima di tutto. È la prima cosa. Perché quando manca quello, quando inizia a mancare quello, poi arrivano tanti altri guai e non va bene. Sta russando. Faccio il lavoro dell'impiegata e poi nel tempo libero o liberato faccio parte di un'associazione di clownterapia che si chiama VIP Roma, e quindi sono Barbara Sono Scorza, perché nella vita sono Barbara, quando sono clown sono Scorza. Scorza era la tartaruga di Nemo, prende il nome dal cartone animato, e perché Scorza prende la vita in maniera molto scialla e segue la corrente australiana calda per trovare posti migliori, insomma, no? E va verso sempre cose più belle. Quindi mi piaceva la filosofia della tartaruga. Ho scelto il nome. Vai, vai! Suona, inventa, inventa! Urla, urla, urla! Cincinnato? A volte io penso che se sto senza fare niente, io in quella giornata, in quelle ore, potevo fare invece tante cose, ok? Che ne so, se una giornata magari dico oggi me la prendo come riposo e sto tutto il pomeriggio sul divano, non rispondo a nessuno al telefono, non esco, faccio niente, e se mi dicono che fai, niente, non voglio di nessuno perché oggi devo recuperare, mi devo riposare, magari lo faccio e poi penso, madonna, pensa quante cose potevo fare oggi, magari potevo andare al mare a FASAP, mi potevo andare a fare una passeggiata, potevo andare a fare qualche esercizio col cane, potevo... Madonna le cose che potevo fare! E non le ho fatte, e quindi le ho perse. Cioè, nella mia testa non ho messo cose dove le potevo mettere, capito? Le ho perse. Barbara, come le ho sempre detto, è stata la sua conferma della donna speciale che è. Quello che forse aveva bisogno era di fermarsi, di darsi un po' di tempo per risfogliare il suo album di fotografie e dirsi: io ho fatto tutto questo, io sono questa. Perché poi Barbara è stata una forza trainante, con la sua energia, con il suo coraggio da mamma, con il suo mettersi a nudo senza timore ma con fierezza. Quindi un esempio anche per me, no? Di come sì, le crisi ci sono, ma si possono trasformare costantemente in aiuto per gli altri e in energia positiva. Non puoi togliere a tuo figlio nessuno di quelle paure, quel dolore, perché la plebo gliela donò per lui, la malattia ce l'aveva lui. Cioè, io ho passato anni a desiderare di avere la malattia di mio figlio, di potergliela togliere. Cioè, la sensazione di impotenza, perché l'accettazione è venuta dopo tanti anni, che è quella di attraversi la strada, tuo figlio sta prendendo la macchina, tu lo spingi, la macchina te la prendi tu, ok? Qualsiasi mamma fare. Davanti alla malattia tu non lo puoi fare, cioè non puoi scegliere di sacrificarti tu, capito? Ce l'ha lui, punto e basta. E quindi c'è questa sensazione di impotenza. Mi ricordo che dissi a mio marito, perché mentre il primo d'urgenza non ha potuto assistere, il secondo, anche essendo cesario all'epoca, al Fate Bene Fratelli ti facevano assistere al parto solo in quell'ospedale. Per cui gli ho detto: mi raccomando, quando esce fuori questo ragazzino, seguilo. E poi ce lo scambiano, non si sa mai. Di tutte le mamme, quindi ho detto: seguilo, perché. E quindi nasce e lo portano nella stanzetta a fianco, perché lo dovevano pulire, fare il bagnetto e le cose, e lui l'ha seguito.
Poi io sono andata in stanza e lui è venuto con me, sto bambino sarà stato qualche minuto e lì l'avrà, non lo so, fatto cosa. Me l'hanno portato dopo 10 minuti e quando è arrivato era comunque tutto gonfio perché lui non era pronto a nascere, è stato... e c'aveva gli occhi così. E io lo guardavo, non assomigliava a nessuno della famiglia e facevo, madonna, pare cinese sto ragazzo. Non l'ha seguito bene. Ma non l'ha... ma sei sicuro? Me l'ha cambiato, me l'ha una. Ma sei sicuro che l'ha... ah beh, io ho seguito sempre, guarda, l'ho lasciato 5 minuti che non ho visto, ma sì che lui. No, mamma, non assomiglia a nessuno, ma c'ha gli occhi così, ma questo pare in cinese. Ma sei sicuro? Ma io volevo chiedere, ma non mi chiede all'infermiera sta cosa, non ti azzardà. Ma dai, non sembra nemmeno mio. A un certo punto arriva l'infermiera e fa, dove sta il cinesino? E io, ma vedi che ce l'hanno scambiato. E poi quella va tranquillizzata e mi ha detto, ma no, è solo gonfio. Perché io anzi ho sempre detto a molte persone, magari non ci sali mai sulla tavola in piedi, ma va bene prenderla anche di pancia, perché comunque prendere un'onda che ti trasporta fino a riva e rimanerci sopra anche sdraiata non è da poco, e la sensazione di equilibrio che ti dà è di tutt'uno con il mare, è potente, perché noi che siamo il primo gruppo non sapevamo proprio bene e per noi è stata tutta una sorpresa, uno scoprire continuamente, secondo me ancora non è neanche finito, perché quando vedremo sto video secondo me sarà proprio un, capito, oh, abbiamo fatto questo noi. E quindi è bello anche che insomma loro non venga spoilerato. Tema era, cosa avete preso dall'esperienza di Minsurf, così lo chiamo io, non mi contestate, cosa avete scoperto, i momenti più difficili, quelli più belli, quelli che avete stampato nel cuore, il vostro punto d'inizio e quello di arrivo. Uff, ogni volta queste riflessioni senza l'aiuto del pubblico. Lo sapete che non sono capace, o meglio, non so mai da dove iniziare, perché poi, una volta che mi danno il là, il problema è azzittirmi. Se ripenso al mio percorso in Mindsurf, ricordo il peso interiore dei primi incontri, cominciare a buttare tutto fuori o comunque a metterlo in ordine. Io odio mettere in ordine in generale, figuriamoci dentro di me. Aiutarci l'un l'altro in mare, affidarci a Genesio in acqua e l'aria studio, per farlo tutto assieme è stato bellissimo. Ho iniziato così, alla come va va. Ho finito con la consapevolezza che è andata molto bene. Ho capito quando prendere l'onda. Ho imparato a sentirla e a godermela. Ho capito l'importanza del gruppo. Lo sapevo già dentro di me, in verità. Ma il gruppo, con la G maiuscola, come viene inteso in Mindsurf, è inteso come rapporto di fiducia tra persone, coesione. Auguro a tutti noi di salpare più volte, sempre e comunque. Sarà nostra premura decidere e organizzare le soste secondo le nostre necessità e vibrazioni. In fin dei conti, l'elemento col quale ci siamo cimentate è l'acqua, fluidità per eccellenza. I più difficili, forse quelli sulla tavola. Forse andrebbe analizzata sta cosa, eh? Tavola uguale cibo oppure surf. Comunque niente, io con la tavola devo ancora farci pace. Non riesco proprio a tirarmi su. Se guardo indietro, ricordo il peso di tutto questo, di sentirmi sbagliata e con tanti errori, ma ricordo anche la voglia che avevo di condividere con voi tutto questo e di trovare forse una soluzione, oppure semplicemente mettere a fuoco le tante cose che avevo e rendermi conto che non erano così pesanti, che dovevo dargli la giusta importanza. La dimostrazione che da qualcosa di profondamente triste e devastante potesse nascere qualcosa di bellissimo e utilissimo per se stessi e per gli altri. Una tavola che galleggia, a cui chi ha bisogno può appoggiarsi per non affondare. Una volta pronto, salirci. E chissà, a un certo punto, con capacità e consapevolezza, può ritrovarsi in piedi sulla cresta dell'onda della vita. Questo gruppo mi ha dato la possibilità di scavare ancora più a fondo, amando e rispettando tutto quello che ho trovato e sperando di farmi amare e rispettare per quella che sono al contrario. Ovviamente mi porto Ilaria come persona, oltre che come terapeuta, in grado di rispettare tutti i tempi e gli spazi altrui, sempre, facendo allo stesso tempo crollare le barriere dell'emotività quando necessario. Mi porto Ilaria come esempio di donna forte e in grado di accogliere tutti, anche me. Infine, mi porto le risate, i pianti, non pochi, la consapevolezza e un pizzico di tristezza per un percorso che volge al termine, ma di cui sono felicissima di aver preso parte. La prima volta che ho messo piede su una tavola da surf
è stato come riassaporare la vita, cioè quella parte che sentivo morta, no? Che è la parte che era andata via con Ale, in qualche modo lì rifaceva capolino. E se mi sentivo con un'energia diversa, sentivo una luce differente dentro di me e mi sentivo in comunione con Ale, anche perché quello era proprio il posto, cioè il mare era il posto in cui lui aveva scelto di abbandonare le sue ceneri e quindi era il posto in cui io lo incontravo e lo rincontro tuttora. Ed è un modo di dare vita dopo la morte, perché poi lui continua a rivivere nei nostri gesti, continua a rivivere in Andrea, continua a rivivere anche in Mindsurf, perché appunto il mare è ciò che ci aveva sempre accomunato. E per questo mi piace che Andrea piano piano cominci a fare i primi passi sulla tavola, perché questo possa essere per lui un trovare tutti quei punti che poi Mindsurf offre, quindi cominciare a costruire la stima di sé, cominciare a testarsi in quello in cui è incapace, cominciare anche a sentire il papà vicino in una maniera diversa, nuova, però che è sua, che sarà solamente sua.